più con quelli che si prendono altre province, sono online. Sì, Va bene. allora, numero uno del Presidente, adesione alle iniziative di interesse regionale, legge regionale 21 dell'86, promosse da enti pubblici, euro 3.900. Numero due, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Numero 3 del Presidente, approvazione della convenzione tra Regione Liguria e Open Genova nell'ambito del progetto istituzionale Liguria in Rete, legge 42 del 2006, articolo 6. Numero 11, Presidente, approvazione avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina del revisore effettivo e supplente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure, ARPAL. Numero 14, Presidente, corrispettivo e differito conseguente all'operazione di cartolarizzazione, rendicontazione al 31 2015 e determinazione del fondo rischi del compenso annuale della convenzione tra Regione ed ARPA Genova di cui alla DGR 887 del 30 giugno 2009. Del Vicepresidente. Numero 15. Accreditamento centri di formazione per corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico, utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e rilascio dell'autorizzazione utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero. Sì, certo, facendo seguito alla giornata e all'evento organizzato settimana scorsa della campagna di rianimazione cardiopolmonare, con questo provvedimento aggiorniamo l'elenco dei centri di formazione per i cittadini. Come abbiamo sottolineato, la vita può essere salvata anche da persone che non sono specializzate a ciò, ma anche da semplici cittadini che hanno partecipato a questo corso. Quindi diamo, diciamo, seguito a quell'iniziativa con un atto concreto. Molto bene. Ho visto anche il video su Facebook, ha un sacco di visualizzazioni. Allora, numero 16, Vicepresidente, rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Presidio Ambulatoriale di Recupero e Educazione Funzionale San Giovanni di Cairo Montenotte e Savona. Numero 17, Vicepresidente, inserimento del medicinale Avastin nell'elenco di farmaci erogabili ai sensi della legge 643-96, individuazione centro pubblico, ospedale evangelico internazionale. Numero 18, Vicepresidente FIDAS, Federazione Italiana Associazione Donatori Sangue, accreditamento unità di raccolta mobile. Numero 19, Società RAMAR, SRL, Residenza Santa Rosa di Sant'Olcese, Genova. Rinnova accreditamento istituzionale per residenza sanitaria di mantenimento, rilascia accreditamento istituzionale per residenza protetta. Numero 20, Vicepresidente, rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Associazione La Loppa Onlus di Cairo Montenotte e Savona. Numero 21, Vicepresidente, Società Roemar, Residenza Santa Marta di Genova, rinnova accreditamento per residenza sanitaria di mantenimento e rilascio accreditamento per residenza protetta. Numero 23, Vicepresidente, impegno della somma di euro 7.102 e 14 a favore delle ASL Ligure per prestazioni integrative a favore dei grandi invalidi di guerra. Sì, una legge regionale che prevede interventi a favore dei grandi invalidi di guerra. I requisiti per l'accesso al beneficio sono essere appunto grandi invalidi di guerra e un tetto di reddito annuo non superiore. Per quanto riguarda i numeri, abbiamo un totale di 7 persone ancora sul territorio ligure, uno nel territorio di Imperia, due a Savona, tre nel territorio di Genova e uno nel territorio di La Spezia. È previsto anche la possibilità di avere un contributo per l'accompagnatore. Anche perché sono tutti relativi alla seconda guerra Seconda guerra Sì, mondiale. sì, sono invalidi di guerra. Numero 24, Vicepresidente, ripartizione seconda tranche, fondo politiche sociali, annualità 2015, impegno di spesa di euro 8.540.563,60. Questo è il fondo politiche sociali, l'annualità 2015. Che viene ripartita tra i distretti liguri, è un importo importante atteso dai territori.
inserito però ad una programmazione di quest'anno già in essere. Sì, c'è nel di bilancio. Questo poi va alle ASL. No, ai distretti. Ai distretti. Perché c'è l'istituzione sottosanitaria, quindi sono coinvolte anche la parte sociale. E i comuni. Maggior parte dei comuni per... Se 20.000 sono arrivati intero al Denga, fino a Rovigo. E non basta. Numero 25 del vicepresidente, fondo regionale per la non autosufficienza, impegno di spesa di euro 5 milioni. Questo è il fondo regionale per la non autosufficienza, e anche qui si tratta dell'assegnazione attribuita alla regione Liguria, è una parte del tutto. Quindi proseguiamo nella distribuzione anche qui ai distretti degli importi per importo, tanto per quantificare, una misura economica per un importo pari ad euro 350 mensili, finalizzata al mantenimento a domicilio delle persone non autosufficienti, anziani over 65 e disabili. L'altro bisogna vedere se i 2 miliardi e due di tagli non sanitari fatti da questa finanziaria alle regioni, in quale comparto vanno a finire questi tagli? È già stato tagliato un brand. A parte poi spero vengano mitigato dal riacquisto di bond fatto dal MEF. E gli utenti in carico in tutto il territorio ligure sono 1986, questo per avere un dato regionale. Quando ho fatto la storia di sensoria avevo chiesto alla tua precedente se all'interno di questo creava una piccola fascia per la disabilità grafica. Sono comunque le validità al 100% con accompagnamento. Sì, no, ci stanno a disabilità di cura. Numero 26 dell'assessore Berrino, definizione dei criteri per la concessione dei contributi e delle modalità per la presentazione delle istanze a favore delle associazioni di rappresentanza riconosciute delle cooperative. Abbiamo fatto una riunione con le associazioni di rappresentanza delle cooperative che sono autostabiliti questi modi, questi metodi per addivenire alla concessione del contributo. Di 70.000 euro ed è rimasto invariato, poi passano nella pratica successiva. Numero 27, assessore Berrino, approvazione delle tabelle, dei cartellini prezzi, delle strutture ricettive. Cioè, stabilire quelli che sono dietro le porte degli hotel, degli agriturismi, bisogna provarlo in giro. Si possono liberalizzare? Sì, infatti. Numero 28, assessore Berrino, approvazione programma annuale degli interventi per la tutela dei consumatori anno 2015, articolo 6, legge regionale 6 del 2012, impegno di euro 70.000. Numero 29, assessore Cavo, approvazione progetto per la realizzazione da parte di Arse Liguria di Costruiamoci il futuro, impegno di euro 439.000 a valere sull'asse 3, istruzione e formazione, del programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Sì, questo qui è il finanziamento di questo Salone Nazionale dell'Orientamento. Quest'anno abbiamo deciso di mettere tutto sotto un'unica sigla, quindi di non fare più eventi separati. Ma sotto la nuova sigla Costruiamoci il futuro, di aggregare eventi che sennò sembravano fatti a distanza di una settimana e 10 giorni e un po' troppo dispersi in città. Quindi abbiamo unito sotto un'unica sigla il Festival della Scienza, quindi di fatto inglobiamo sostanzialmente comunque è stato fatto. Abbiamo ottimizzato a questo punto il livello di investimenti di relatori, abbiamo fatto sinergia. Anche perché il supporto che abbiamo fatto dalla Festival della Scienza non era del livello degli anni scorsi. Poi ADCD, che è il Salone della Fiera di Genova, legato alle nuove tecnologie a scuola soprattutto, ed è insomma molto espositivo, proprio fiero in senso pieno. E invece il vero salone, che è quello su cui noi abbiamo la maggiore competenza, che è il Salone dell'Orientamento, che ovviamente viene presentato, dimostrato con stand, ma soprattutto con convegni, tutto quello che i ragazzi devono sapere, ragazzi che escono in grado per orientare il loro futuro, sia una scelta lavorativa e soprattutto una scelta ancora di percorso formativo.
ancora un'iniziativa all'interno del Sailor, che è un'iniziativa per cui siamo all'avanguardia come Liguria, perché prevederà la formazione di ragazzi a bordo di una nave, di un'imbarcazione, e chi sceglie le professioni del mare potrà fare di fatto un'alternanza scuola-lavoro immediata partendo proprio da questo salone. Il costo è 439.000 euro, è leggermente più alto rispetto a quello dello scorso anno, perché ci siamo dovuti venire incontro a sopperire a quello che era il contributo della provincia, che non c'è più. Però infatti, di fatto c'è stato d'accordo con la Fiera di Genova, il programma è abbastanza corposo, stiamo ancora mettendo a punto. Quello che ci tengo a dire è che questa hanno chiesto la partecipazione anche agli incontri, in particolare anche degli assessori Berrino e Rixi, perché trovo che non sia limitativo parlare di formazione senza confrontarci con il mondo imprenditoriale, con quello del lavoro. Per cui per la prima volta non era mai stato fatto, ma faremo qualcosa di coordinato e spero che il Presidente. Dal 3 al 5 novembre, e poi concludere l'evento. Non ci ha rovinato l'abolizione delle province. Alberto Sordi non ci ha rovinato la guerra. Continuiamo a pagare contributi piatti per tutto e hanno cancellato le province. Non sì, è poi tagliare i costi, hanno addossato le regioni. Tutto... Ci sostituiamo anche alle competenze che hanno ancora adesso in carico, perché sulle strade, ad esempio. In parte, diciamo, ex lei. Operegisi, certo. Parte di fatto, perché se no non si cammina più. Io l'unica cosa che posso dire è che questo contributo abbiamo inglobato finanziamento al festival della scienza, che comunque non avremmo potuto sperare. Noi ce ne andiamo, però in generale hanno tagliato. È molto ben attento dall'FSE. La signori, lascio presiedere il nostro vicepresidente, se no prendo un aereo. Allora, tanto io mi piano casa da ieri che parlo, quindi anche se non... Ci sentiamo più tardi, ma penso che sarà tutti volte. Ciao. Numero 630 dell'assessore Caso. Legge regionale 10 del 2006, articolo 11, contributi a soggetti pubblici e privati per eventi di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, spettacolo dal vivo e cultura, euro 214.900. Sì, infatti nell'ambito di questi bandi di spettacoli dal vivo sono state scelte, ovviamente con traiettorie, salite e difficili, di essere contribuite proprio per noi. Fatto richieste in modo da coprire di fatto tutto l'arco territoriale, da premiare ovviamente la particolarità e le manifestazioni ovviamente più rilevanti, i bandi di fatto già aperti che stiamo reiterando, contingentando ovviamente evitando i necessari finanziamenti a piombo. Abbiamo contingentato però alcune iniziative che abbiamo ritenuto da inserire per non stoppare del tutto diciamo da questo settore. Ne abbiamo scelte 10, ripeto, con un rispetto territoriale, ma soprattutto di rilevanza ovviamente degli eventi che sono stati presentati. Da bando, che era già stato ovviamente messo prima del nostro insediamento, abbiamo rispettato con criteri oggettivi delle varie manifestazioni. Avete avvertito tutto, direi che sono abbastanza incontestabili come rilevanza, insomma, dato banalmente un'occhiata per essere sicuro, ecco, che non venissero semplicemente i dati di finanziamento a pioggia che vogliamo evitare. Numero 31, assessore Cavo e presidente. Programma attuativo regionale FSC 2007-2013, linea di azione V2.3, progetto 6 area tematica teatri storici, concessione contributo euro 1.366.356 e liquidazione euro 883.378 a favore del comune di San Giovanna per il completamento e restauro teatro Invalidi. Sì, questo 1.766.000 euro vale sulle risorse del PARA FSC 2007-2013, è il completamento del restauro del teatro degli Invalidi di Sarzana. C'è stato un ribasso d'asta, quindi rispetto all'impegno iniziale che era di 2.480, si è sceso a 1.766.000. Erano previsti appunto come finanziamenti dal PARA FSC, vanno a completare la ristrutturazione del teatro, di fatto liberano il comune dall'impegno di queste risorse. La ristrutturazione è stata fatta sia sul restauro del foyer, adeguamento degli impianti tecnici, consolidamento della struttura delle facciate, copertura del teatro coscenico. Di fatto è praticamente pronto questo teatro, termina così l'ultimo finanziamento, dopodiché bisognerà aprire il ragionamento, ma non è questa la fase per farlo, di come verrà poi riempito, gestito.
cioè di fatto non potevamo bloccare l'ultima tranche del finanziamento che abbiamo inserito nel nostro programma. Numero 32, assessore Cavo, legge regionale 6 del 2009, promozione delle politiche per i minori e i giovani, progetto SoundSmart User Network in partnership con l'ufficio scolastico regionale per la Liguria e compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni, impegno di spesa euro 40.000. Questo è banalmente l'attuazione di un progetto che avevo annunciato in quest'estate, a seguito di alcuni episodi di cronaca che avevano coinvolto i minori, bisogno di video pedopornografici legati ai minori, e avevo preso l'impegno di usare i residui che avevo della formazione, che erano appunto questi 40.000 euro, per fare dei corsi di formazione nelle scuole sull'uso responsabile dei social network. Quindi questo è lo stanziamento che ci permette sia all'interno del salone di orientamenti, come dicevamo prima, che sarà questo primo evento, sia poi nelle varie scuole, quindi incontri su tutte le regioni, di fare appunto incontri mirati per sensibilizzare i ragazzi sulle opportunità ma anche sulla rilevanza penale dell'uso dei social network. Questo è l'impegno di spesa che è preso appunto dal mio capitolo di residui che avevo a bilancio della formazione. Numero 33, assessori Gian Petroni, Berrino e Mai, una riscritta, manifestazione di interesse per il centro educazione ambientale del sistema regionale educazione ambientale su attività di animazione territoriale e comunicazione riguardo a Sentiero Liguria, verifica segnaletica e integrazione in nuova variante, progetto turismo. Non tutti sì, le palunga. Numero 34, assessore Scaiolo, adeguamento alla legislazione regionale in materia di attività edilizia della modulistica uniforme nazionale per la presentazione della denuncia di iniziatività alternativa al permesso di costruire di quell'accordo tra regione, tra governo, regioni ed enti locali, concluso il 16 luglio 2015. Molto semplicemente, questa è l'attuazione, con questa delibera noi diamo atto all'attuazione dell'accordo allo Stato, Regioni e enti locali, che si è concluso il 16 luglio scorso, che praticamente vuole semplificare l'attività amministrativa per le cosiddette DIA, la denuncia di iniziatività edilizia. Quindi ci sarà una modulistica unificata che viene presentata ed è sinceramente molto più comoda e veloce rispetto alle pratiche che si dovevano svolgere prima. Quindi con questa delibera diamo atto a questa nuova linea. Il numero 35, assessore Scaiola, comune di Finale Ligure, Savona, variante alle norme di attuazione del PUC vigente, in senso del vigente articolo 44, dell'articolo 44 legge regionale 36-97, relativa al cambio di destinazione dell'RTA preesistente all'entrata in vigore dell'articolo 7 legge regionale 2 del 2008. Ma qui è una pratica dove noi impugniamo un po', facendo dei rilievi di legittimità, una variante alle norme del PUC che il Comune di Finale Ligure voleva portare avanti, con una trasformazione di 17 strutture ricettive alberghiere che venivano inserite dalla RTA, che è la residenza turistica alberghiera, per diventare edilizia privata. Non ci sono le condizioni per che questa trasformazione abbia seguito. Non abbiamo nessun atto, diciamo così, che dimostra la fondatezza di questo obiettivo, di questa variante che vorrebbe fare il Comune di Finale Ligure, no? Quindi noi facciamo dei rilievi di legittimità e vediamo quello che sosterrà successivamente il Comune di Finale. Numero 36, assessore Scaiola, un disegno di legge. Modifica la legge regionale 49 del 3 novembre 2009. Successive modifiche, piano casa. Beh, se ne è parlato già anche troppo. Comunque, con soddisfazione che portiamo finalmente all'approvazione del piano casa, quindi la legge del 3 novembre 2009, la 49. Come avete visto, abbiamo fatto delle modifiche sostanziali, modifiche che partono soprattutto, un aspetto importante è quello di rendere questa normativa permanente, ovvero sarà inserita nei piani urbanistici comunali dei comuni e quindi non dovrà essere più soggetta a proroghe. Le proroghe danneggiavano sia le imprese perché non sapevano dare certezza al loro lavoro, ma allo stesso tempo danneggiava anche il cittadino, perché comunque il piano casa è fatto anche per le piccole
per i piccoli e soprattutto per i piccoli ampliamenti, e c'erano cittadini che, non sapendo la scadenza, la durata di un intervento, avevano anche difficoltà nel programmare magari un intervento nella propria abitazione. I punti, la normativa è decisamente semplificata, vengono tolte quelle contraddizioni normative vigenti, diamo della premialità, visto che si è detto tanto e di tutto in questi giorni, un aspetto che, del quale siamo particolarmente soddisfatti, che è emerso nell'ultima riunione di maggioranza. Infatti ho voluto anche prima ringraziare praticamente tutti i consiglieri regionali di maggioranza, che tutti indistintamente hanno dato il loro veramente sensibile contributo. Noi interverremo, e non c'era nel precedente piano casa, tutti gli edifici che sono in zone a rischio di frane o rischio di alluvione o rischio quindi di allagamento, diamo una premialità che passa dal 35% addirittura al 50% se decidono, ovviamente motivati dalla possibilità di ampliare il loro spazio abitativo da una zona a rischio a una zona definita sicura. Questo è uno degli ultimi punti che abbiamo inserito. Poi tutto il resto sono premialità e possibilità di intervenire, perché quello che serve soprattutto è non costruire nuove strutture urbanistiche edilizie, ma riqualificare l'esistente. E al di là delle chiacchiere che purtroppo già si leggono, il piano casa interviene esclusivamente sull'esistente. Ciao. Bene, poi le fuori sacco, sì, per le fuori sacco ovviamente rappresentano motivi di urgenza con l'inserimento fuori da quello che è l'ordine del giorno consueto del giudizio. Quindi, ecco, lasciando a voi la parola per l'illustrazione, eventualmente due parole anche per evidenziare l'urgenza dell'inserimento fuori sacco. Dell'assessore Gian Pedrone, autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 del 2010 per l'inquadramento nei ruoli del personale dell'ente parco del Belgio, di un dipendente di categoria B in comando dalla provincia di Savona. Ci autorizziamo quindi l'ente parco a fare questo tipo di comando e quindi sostanzialmente di dotarsi di una della persona dipendente di categoria B che attualmente è presso la provincia di Savona. Assessore Rixi, Port Fester 2014-2020, attività di animazione economica, approvazione della convenzione con il mio camera per prima attività, costo euro 17.225,60. Sì, questo serve per dare visibilità ai bandi sulla messa in sicurezza degli esercizi commerciali che scadono il 30 ottobre. Quindi avevamo la necessità di avere a disposizione, quindi di anticipare delle risorse proprio per far questo. Dell'assessore Mai, regolamento CE 1198-2006, interventi nel settore della pesca e acquacoltura, cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, modifica al piano finanziario delle risorse pubbliche gestite dalla Regione Liguria. Sì, qui si parla di Fondo Europeo per la Pesca, il cosiddetto FEP. Praticamente esaminiamo il piano operativo del programma e andiamo a fare delle modifiche al piano finanziario. Di fatto questo piano è questo fondo è nazionale, è sotto responsabilità del MIPAF, che ha chiesto comunque alle regioni di formulare le proprie esigenze di modifiche, variazioni eccetera, e quindi questo abbiamo fatto. Abbiamo spostato di fatto dall'asse 1 all'asse 2 circa 200.000 euro. Praticamente vanno dall'asse che prevedeva l'ammodernamento, pescaturismo e turismo, all'asse che prevede acquacoltura, trasformazione e commercializzazione. In più andiamo anche a eliminare circa 108.000 euro che lo scorso anno non sono stati spesi perché non si è stati nei tempi dettati dalle. Quindi di fatto andiamo a fare queste due modifiche. Daremo la possibilità quindi di erogare questi 200.000 euro a coloro che sono attualmente in graduatoria sull'asse 2. Assessore Rixi, progetto europeo ALS, bando COSVP 2014, COSME Enterprise Europe Network, adesione e modalità attuative. Sì,
direttamente con la delibera di oggi. Insieme al progetto che ha l'obiettivo di consolidare e potenziare il European Enterprise Network, che opera per facilitare l'accesso alle piccole e medie imprese ai mercati internazionali fornendo servizi orientati alla crescita e all'integrazione. L'azione in cui si è impegnata la Regione Liguria è sostegno alla competitività delle imprese, sostegno alle piccole e medie imprese per l'accesso ai bandi europei, in particolare per i programmi COSME e Horizon 2020. Supporta la costruzione dei partenariati tra imprese di diverse regioni al progetto per sostenere l'accesso ai mercati internazionali. Il budget assegnato alla Regione Liguria è pari a 89.000 euro, di cui 53.746 a carico del programma COSME e la restante parte come quota di cofinanziamento regionale. Che viene data sostanzialmente con l'utilizzo del personale regionale. L'assessore Gian Pedrone, integrazione alla deliberazione 1057 del 5 ottobre 2015, sostituzione allegato. Sì, praticamente si tratta di una integrazione perché mancava un elenco di comuni nelle zone A, B, C, D, E che voi conoscete bene, che sono quelle dell'allertamento, quindi era solo una svista materiale, andiamo a integrare il documento allegato alla nuova normativa dell'allertamento. Assessore Gian Pedrone, attuazione deliberazione 756 del 10 luglio 2015. Contributi ai comuni per manutenzione e recupero idrografico. Allora, questo è un altro pezzo del contratto di fiume alla foce del Magra, ne abbiamo già autorizzato uno da 173.000 euro per la manutenzione sulle arginature del consorzio di bonifica del canale Lunense, questo invece è il contributo che diamo attivamente ai comuni per quelle manutenzioni minori, quindi interventi sui covatori minori piuttosto che sugli alvei dei canali. Un contributo di 40.000 euro a comune per i comuni coinvolti in questo progetto per un totale di 320.000 euro. Manca ancora come terza fase, prima di racchiudere tutto appunto nella firma poi del contratto di fiume, le operazioni di rimozione del materiale di sovralluvionamento a monte del Conte della Covobiena nella zona appunto della foce del Magra, che sarà l'ultima delle operazioni perché in questo momento stiamo ovviamente facendo tutte le analisi propedeutiche alla possibilità di rimuovere il materiale, quindi sarà l'ultimo degli interventi pressoché penso verso la fine della metà del mese di novembre, quindi questo è il secondo step. Assessore Gian Pedrone, decreto legislativo 105 del 2015, articolo 27 ARPA, programmi, ispezioni e controlli industrialisti di incidente rilevante. Sì, la legge ci chiede di organizzare un piano di programmi per quanto riguarda le ispezioni negli stabilimenti interessate ad alto rischio di incidente rilevante per sostanze pericolose. Sostanzialmente noi diamo incarico ad ARPA di fare questi sopralluoghi e ci teniamo però la funzionalità all'incarico come dipartimento. Allora grazie e buonasera a tutti. Bene. Devi lavorare fresco, ci avete una coppia ragazzi, fresco di stampa, sta ancora ricordando la recepia, no?